Bentornati a Obiettivo Lavoro, la rubrica che si occupa di analizzare alcuni aspetti del progetto Policoro. Oggi analizziamo come è organizzato il progetto Policoro e la figura dell'ADC. Per comprendere le diverse figure presenti all'interno del progetto Policoro è necessario capire come è organizzato. A gestire tutto, alla base abbiamo un coordinamento nazionale che definisce delle linee guida su cui appunto il progetto Policoro si muove. Poi abbiamo un coordinamento regionale che si occupa invece di entrare in maniera più capillare nel territorio. E infine all'interno della diocesi abbiamo un coordinamento diocesano, un'equipe tecnica, il tutor e l'ADC. Per comprendere le varie figure le esamineremo nelle puntate future. Oggi esaminiamo in principal modo chi è l'ADC. L'ADC è un giovane, o anche detto animatore di comunità, che viene assunto con lo scopo di aiutare i giovani ad interfacciarsi nel mondo del lavoro. In principal modo i giovani vengono trovati nelle varie realtà presenti nel territorio diocesano e provinciale. Quindi possiamo dire fondamentalmente che ogni diocesi ha un animatore di comunità del progetto Policoro. Per comprendere meglio però che cos'è l'animatore di comunità, abbiamo appunto un ospite che è l'ADC di Fiesole, Giacomo Vannacci. Ciao Giacomo. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, per aiutarci un po' a capire meglio chi è l'animatore di comunità, appunto, cerchiamo di capire quanto è in carica l'animatore di comunità. L'animatore di comunità resta in carica per 3 anni, complessivamente. Insomma, il progetto appunto dura 3 anni. Il primo anno appunto è quello più di formazione, dove ciascuno cerca anche di entrare un po' nella struttura, anche quella che hai già spiegato, deve appunto capire come funziona l'organizzazione, eccetera, anche il come poi lavorare all'interno della diocesi, mentre gli altri 2 anni sono quelli dove il lavoro è anche più sul campo, ci si sporca un po' più le mani, e si è anche più protagonisti del progetto stesso. Di questi 2 anni, appunto, l'ultimo è quello in cui si dà anche il passaggio di consegne all'animatore successivo, perché appunto il percorso è studiato in modo che sia ciclico, quindi in modo che possa rimanere sempre in carica un animatore o un'animatrice a sostegno della diocesi, ecco. Ecco, hai parlato appunto che l'animatore di comunità rimane per 3 anni e appunto si susegue con un altro animatore di comunità per 1 anno. Ma che cosa fa in concreto l'animatore di comunità sul territorio? Beh, appunto, come detto, ci si rivolge ai giovani per cercare di accompagnarli. Penso anche questa è una parola chiave molto importante, l'accompagnamento, il mettersi a fianco del giovane per la realizzazione. Quindi può essere, noi ovviamente puntiamo al lavoro, cioè a far sì che il giovane possa trovare lavoro, ma possa realizzarsi. Faccio questo appunto perché magari un giovane che ha lasciato la scuola e lui vuole andare a lavorare, ma magari non sa, magari trovare il modo di permettergli di anche finire la scuola. Invece, se uno ha già le idee chiare e vuole continuare a lavorare, cercare di accompagnarlo, tanto iscrivendosi al centro per l'impiego, aiutarlo nella redazione del curriculum vitae. Una lettera di presentazione, aiutarlo nel come funziona un colloquio di lavoro, tutte cose che purtroppo per vari motivi la società o comunque non tutti ti insegnano, ecco, quindi il ruolo dell'animatore è proprio mettersi a fianco, passo passo, e accompagnare il giovane affinché poi possa percorrere insomma la sua strada da solo, insomma, ecco, realizzarsi lavorativamente. Bene, hai parlato anche appunto di che cosa fa in concreto l'animatore di comunità con il giovane, ma invece all'interno dei contatti della rete sul territorio, quali sono le attività che può svolgere un animatore di comunità? Beh, appunto, una cosa importante è crearsi degli alleati, dei collaboratori, quindi mettersi in contatto con i vari enti che comunque hanno interesse a rivolgersi ai giovani, le associazioni, i responsabili, le responsabili di questi enti o comunque di queste associazioni, quindi creare una rete che collabora, che insomma,
creare proprio un motore, un meccanismo che sia a servizio dei giovani. Un'altra cosa anche è che il progetto Policoro si fonda, cioè, proprio a tre pilastri fondamentali che sono, o almeno dà sostegno alla Caritas, alla pastorale giovanile e alla pastorale sociale del lavoro. La figura dell'animatore di comunità è proprio di supporto a queste tre, cerca di farle collaborare. Perché appunto bisogna rivolgersi ai giovani, quindi la pastorale sociale, alla pastorale giovanile nella ricerca del lavoro, quindi pastorale sociale del lavoro. E anche la Caritas, che ha un ruolo molto importante comunque nelle problematiche sociali, quindi cercare proprio uno dei compiti dell'animatore di comunità o animatrice di comunità è quello proprio di far collaborare queste realtà. Bene, e se magari all'ascolto ci fosse qualcuno che è interessato a diventare animatore di comunità, come si diventa animatore di comunità? Ah, ogni diocesi fa uscire un bando appunto a cui uno può partecipare. Intanto ci vuole entusiasmo, voglia di stare con i giovani e di aiutare appunto i giovani e appunto poi a livello tecnico, a livello pratico partecipare a questo bando oppure mettersi in contatto, chiaramente chiedere informazioni ai responsabili nelle varie diocesi, agli animatori, insomma cercare ogni diocesi appunto poi lavora molto. Ci sono delle linee guida, come dicevi, dal nazionale vengono date le linee guida, però poi ogni diocesi lavora autonomamente in base al proprio contesto, in base alle proprie sfaccettature sociali, quindi poi ci sono i siti, i social, quindi c'è modo anche di rimanere in contatto e di trovare informazioni anche su come diventare animatore o animatrice di comunità. Bene, grazie Giacomo dell'aiuto. Grazie a voi. Ricordo appunto che qualora qualcuno fosse interessato appunto a realizzare un'impresa o come abbiamo detto prima fosse interessato a continuare nel percorso di animatore di comunità, appunto ci può contattare direttamente appunto ai nostri indirizzi, quali per esempio Policoro Arezzo, che sono le nostre pagine sia di Facebook che di Instagram. E alternativamente può contattarci direttamente alla mail diocesi.arezzo@policoro.it. Sicuramente comunque il contatto più attivo, come sempre, appunto, è quello di Instagram perché è più rapido e più diretto. Appunto, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e quindi durante il prossimo episodio analizzeremo la figura del tutor, e appunto dell'equipe tecnica. Vi ringrazio di averci seguito, a presto. Ciao!